Una festa per ricordare i valori dello sport, della relazione e del rispetto delle regole. È la giornata nazionale del CONI che si terrà in diversi comuni veronesi con capofila Nogarole Rocca per promuovere tutte le discipline sportive. Appunto giornata nazionale, quindi si terrà su tutto il territorio nazionale, è la 16ª edizione, ma per quanto riguarda Verona, come nostra consuetudine abbiamo coinvolto i comuni della provincia. Certo quest'anno erano tanti quelli che sono andati al voto, per cui sono 12 quelli che hanno aderito in totale rispetto ai 31 dell'anno scorso. Come si svolgerà? Faremo promozione sui comuni di questo che hanno aderito, come dicevo, promozione sportiva con organizzazione di tornei e manifestazioni delle varie discipline sportive. Noi come CONI saremo presenti nel comune di Nogarole Rocca con il nostro stand e con il nostro staff tecnico. Durante l'evento saranno proposti laboratori di cultura e attività sportive e la lettura della Carta dei diritti dei bambini allo sport. Sempre parlando di sport, è stato presentato in un'altra conferenza stampa un altro evento, la 24 ore di Le Mans, dove per la prima volta due veronesi saranno in gara nello stesso team. Si tratta di Manfredi Ravetto e Paolo Ruberti. È sempre una soddisfazione grandissima, sarà la mia 7ª partecipazione alla 24 ore di Le Mans. Ho avuto la fortuna di arrivare 2 volte secondo nella categoria GT, questa volta correndo con i prototipi dell'MP1, la categoria top regina delle gare endurance, potrò lottare per la classifica assoluta. Ecco, che tipo di preparazione serve? È una gara difficile perché sono 24 ore, sei in 3 piloti, quindi fai almeno circa 2 ore di guida alla volta, hai pochissima pausa, dormi poco, quindi bisogna essere belli preparati.